piove governo ladro, si diceva una volta, potremmo dirlo anche adesso, tanto non è cambiato niente. No, è cambiato molto, noi continuiamo a dire vinciamo noi, è vero, ma signori io ho cominciato nel 2007, mi sono fatta tutti i banchetti possibili e immaginabili, gli amici di Beppe Grillo, la fermata della metropolitana, si fermavano quattro persone, la terza mi diceva ma va a casa, ma che stai a fa? E ci avevano ragione da una parte, che stavamo facendo? Volevamo cambiare un paese, ed era immaginabile secondo voi che noi potevamo veramente cambiare un paese, eppure dopo un anno che siamo là dentro, sì, la sensazione è fortissima che il paese può e deve cambiare. Questo paese deve cambiare perché la cosa che più mi fa male è che non c'era bisogno di ridurlo così in ginocchio. Quella è stata proprio una cattiveria, perché si mangiano l'ira di Dio. Noi se fossimo uguali a loro prenderemmo 14.000 euro al mese. Cazzo, non ti bastano manco 14.000 euro. E allora hai trovato la maniera per guadagnarne qualcuno di più. E siamo un po' tutti italiani, siamo un po' tutti mafiosi, chiudiamo tutti l'occhio su qualcosina in più. E non gli è passato manco qualche cosina in più. Sono dovuti arrivare al punto che in questo paese non c'è più niente. Non prendiamoci in giro, noi non facciamo i politicanti. Non vi veniamo a raccontare che domani vado a governare come Farenzi, 7 riforme in 7 giorni e non ha fatta manco una. Ah, ma non è perché siete governati al PD? Ma sei culo. Avete tutta la mia solidarietà. Però diciamocelo chiaro e tondo.